Siamo tutti stranieri di fronte a Dio. Siamo tutti extracomunitari ed emigrati. Tutti esuli, profughi e senza patria. E viviamo la condizione di pellegrini e viandanti verso il suo regno. Il nostro Dio è il Dio di tutti, senza alcuna discriminazione né privilegio. E se ci fosse qualche predilezione da parte del Signore, questa è per i più deboli, più poveri e bisognosi, o meglio, predilezione per coloro che sentono la necessità e il bisogno della salvezza. Inquadriamolo qui, su questa linea, l'incontro di Cristo con la donna cananea del Vangelo di questa domenica. Il comportamento di questa mamma e la sua forza di convincimento sta proprio nella consapevolezza del suo bisogno e nella certezza che Gesù può rispondere alla sua richiesta, anche se è consapevole che lei non ne avrebbe diritto, perché è fuori dal popolo eletto. Ma non è la razza o l'appartenenza che salva la vita alla figlia della donna, ma solo la fede di una mamma. La fede, una grande fede, dice Gesù. Una fede che accoglie tutti. Un'esperienza oggi che mette a dura prova questa nostra fede. È l'accoglienza del volto di Cristo che non ha colore. È il volto dell'esule e del profugo, dell'esiliato e del rifugiato. Aiutaci a non rinnovare la solitudine dell'orto degli ulivi, scappando da vili e vigliacchi, facendo finta di non riconoscerti, o Signore. Signore, chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo, Padre, perdono perché si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono, Signore. Lascia il giorno.